l'intuizione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai in una stanza di tre muri. Tengo il pubblico con me sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho. Sono enfatico e discreto, versi e prosa vi dirò, con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, solo un vero istrione è grande come me, ed io ne sono fiero. La 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 la. Si nace el ruido, no hablo ni con la cuadrilla. No hablo ni con la cuadrilla, se fue sin hacer ruido. No hablo ni con la cuadrilla, se fue sin hacer ruido. No hablo ni con la cuadrilla. No hablo ni con la cuadrilla y se llevó todo el arte de la feria de Sevilla. Se llevó todo el arte de la feria de Sevilla. Domingo de Resurrección, Domingo de Resurrección, compadre, yo soy sincero, la maestra sabe la misma, si curro, curro, Romero. Se fue sin hacer ruido, se fue la esencia torera. Se fue la gente buena y en la plaza de Largaba, cerca de la Macarena. Y en la plaza de Largaba, cerca de la Macarena. Domingo de Resurrección, Domingo de Resurrección, compadre, yo soy sincero, la maestra sana es la misma, si curro, curro, Romero. Las Bailadoras de Siviglia di Caterina Lucia Costa, grazie. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, voglio dirvi subito che questa esperienza mi è piaciuta moltissimo, perché credo di aver imparato a capire un pochino di più il punto di vista
delle donne, a sentire i loro desideri, anzi quasi, direi quasi a leggere nei loro pensieri. E sono felice perché questa sera c'è una donna, mia amica, ospite di questa trasmissione, un'artista poliedrica, una donna bellissima, ed è Claudia Gerini. Buonasera! Quanto bel pubblico! Buonasera tutto a tutti! Per te! Buonasera, grazie! Buonasera Massimo, come ma va? Ma chi me l'ha fatto fare di venire qua stasera? Ma andavo a fare due bucatini capagliati a testaccio. Vabbè. Claudia, io, guarda, sono veramente, ma veramente felice che tu sia qua. Ecco qua, mi avevano promesso Nicole Kidman e guarda che è arrivata. E mo che le faccio fare questa? Ma Massimo, ma sono davvero felice io di essere qua. Per me è una serata splendida questa, ma poi sono veramente contenta che tu mi abbia invitato. Oddio, speriamo che non mi chieda di cantare Rose Rosse con lui. Due palle. Ma che carina, ma che carina, sì. Ma che carina, che dolcezza. Senti, dimmi una cosa, dilla davanti a tutti, al pubblico, a casa e quello che sta qui. Ma ti piace lo spettacolo? Moltissimo. Moltissimo, guarda, veramente è fantastico, ma poi perché è nuovo, è pieno di novità. Oh, non ho perso un minuto, eh? Ma chi l'ha visto mai? Io il venerdì mi guardo l'allenamento della magica su Roma Channel. Senti, allora, Claudio, come sempre, possiamo ammirarlo tutti, sei sempre così... Grazie. Elegante. Grazie. Profumata. Ma che si è messa questa stasera? Una naftalina. Ma Massimo, ma devo dire una cosa, che tu sei in una forma straordinaria, ma veramente... Certo, invidio tanto, ma da vicino mi pare Tutankhamon. Che bello, guarda. Guarda, faccio un defile per te. Sei veramente... Va bene, posso dirti una cosa? Che eleganza. Grazie, sei molto, molto carina. A me mi piacerebbe molto fare un duetto musicale con te, io lo so perché... Tu canti, tra l'altro tu canti anche molto molto bene. All'anima della palla, al massimo questa può fare fra Martino Campanaro, in playback però. Ma certo, ma cantare con te? Ma stai scherzando? Ma magari, ma scusa, ma per me è un onore. Ma perché poi le tue canzoni non hanno tempo? Sono meravigliose. Ma lo sai che tu piaci anche ai giovanissimi? Sì, come no, mia nonna, zia Adelina, Pericle il portiere, suor Lucia. Ma scusa un attimo. Sì? Ma il tuo portiere non si chiama Pino? Oddio. Che hai sentito i miei pensieri? L'ho detto prima, a leggere i pensieri della donna. Oddio. Sì, però questo da te non me lo sarei mai aspettato, sinceramente, proprio, ecco. Vabbè. Sì, allora tu? Che hai detto tu? Mi è sembrato di sentire un pensierino, la Kidman, il playback, la naftalina. Vabbè, mica te sei stato carino, La finiamo con questa ipocrisia? Lo vuoi sapere esattamente cosa penso di te? Lo vuoi sapere? Dillo liberamente. Tu sei una grandissima, ma una grandissima, sì? Adorabile donna. Grazie. Caro. Dimmi. Che cosa mi succede stasera? Io non lo so. Io ti guardo e... E mi sento... strana. Come ti senti? Mi sento strana. Ma strana. Sì. Ah. E te vedo. Sei un po' strana. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, ho capito, non è che mi devi ripetere la domanda tre volte. Cosa sei? Sono Jessica, ma che sei, decoccio? Non cambi mai. Ma a te che te frega? Proprio mai. Beh, a me mi piace così. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Hai detto bene, sei proprio un tormento. Caramelle, non ne voglio più. Ma che è una caramella? Questa è una gomma. Le rose e gli olivi,
questa sera raccontali a un altro, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, si va, quando è il momento e dopo si vedrà. Ecco, lo sapevo, si è fatto una canna. Parole, 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 parole. Scusa Massimo, ti volevo dire. Parole, parole, parole. Scusa Massimo, ma come si spegne parole, questo? Parole, 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 soltanto parole. Parole tra noi. Cosa sei? Che cosa sei? Ti è piaciuta, eh? Cosa sei? Mo te sistemo io. Non cambi mai, non cambi mai. Sì? Sì, pronto? Non cambi mai. Radio taxi? Sì, pronto? Proprio mai. Sì, per favore, una macchina a Cinecittà, subito, mi raccomando. Nessuno grazie. Nessuno più ti può fermare. Gerini. Caramelle. Sì, Gerini, ha capito bene. Non ne voglio più. Sì. La luna è di grigio. Sì, sì, aspetti in linea, grazie. Normalmente mi tengono sveglia, ma mentre voglio dormire e sognare, l'uomo che a volte... Sì, sì, aspetta, aspetta. Quando va bene. Che parla meno. Come? Ma può piacere a me. Modena 28 in 3 minuti. Va bene. Grazie. Parole, parole, parole. Claudia. Parole, parole, parole. Claudia, sta arrivando il taxi. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Ma guarda che se lo perdi è finita. Parole soltanto. Claudia, il taxi. Parole tra voi. Sì, c'è il taxi che ti aspetta all'uscita, eh. Fai presto, se no va a finire che poi lo perdi. Grazie Claudia, grazie. Parole, 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 parole. Scusate, parole, c'è qualcuno parole, della produzione, parole, della sicurezza soldato, che può accompagnare la signora Claudia. Ti aspetta il taxi, Claudia. Dai, andiamo. Scusa, mi stanno chiamando. Andiamo, andiamo, c'è il taxi, ecco. Parole, eccola qua, accompagnata. Andiamo, andiamo, parole, andiamo. Sì, sì, parole, abbiamo capito, parole, abbiamo capito, abbiamo capito. Oh. È andata. Il taxi è arrivato. Claudia Gerini! Era uno scherzo, aiuto. Grazie. Grazie a tutti, grazie. È stato un onore cantare con te, veramente. Grazie. Grazie, grazie Massimo. Grazie a te. Ciao. Grazie a Claudia. Oh, nel mille... c'è un sorso d'acqua. Nel 1964 io sono andato in America a 13 anni. Ma quanti anni c'è? Fra 3 mesi sono 56, così almeno vi aiuto io a fare i calcoli. Sono partito con il piroscafo. Ci ho messo 15 giorni in viaggio appunto per arrivare a New York, anzi a Nuova York. Come diceva il mitico Ruggero Orlando. Qui Nuova York vi parla Ruggero Orlando. Era tutto gigantesco in America. Frigoriferi enormi, bicchieri alti così. E le porzioni? Esagerate, panini di 4 piani. Per uno che moriva di fame come me. Era il paradiso in terra. Io ero al seguito di un cantante famosissimo, un grande cantante napoletano, che è mancato da poco, ed era... Sergio Bruni. E ci è mancato poco, e ci è mancato poco che ci rimanessi per tutta la vita. E sì, perché, scusate, perché mi offrirono un contratto in un celeberrimo locale di New York, si chiamava il Latin Quarter. Il locale era prestigiosissimo. Pensate che mi offrirono $5,000 a settimana. Fate un po' i conti. Oggi sarebbero $50,000 a settimana, €50,000. Il contratto era pronto, ma
Purtroppo per me, per le leggi americane, io ero troppo giovane e non ci fu niente da fare. E dopo un po' dovetti ritornare in Italia. Altri 15 giorni di viaggio. E ancora oggi io mi chiedo come sarebbe stata la mia vita. Forse sarei un po' più ricco o forse sarei un po' più povero. Chi lo sa? Comunque c'è una mia grande amica stasera che è come l'America. Esagerata, eccentrica, ribelle, irresistibile, inarrestabile e bellissima. Sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore mi stavi a guardare. Cercato d'amore, stavi a guardare. Sei bellissima. E questo è uno scoop, lo sai che. Eccola qua. No, una prima domanda che devo farti è d'obbligo. Ti hanno visto, è bellissimo il costume, è meraviglioso. Giovanni Ciacci e Franco Miseria, quando due geni si mettono insieme? Eccolo qua. Oh, allora, no, dimmi una cosa. Lori, vieni qua. Oh, grazie, una domanda d'obbligo. Certo, amore, tutto ma come tu vuoi. Sei felice? Beh, io... Chi è che è felice? Parla lì. Chi è felice oggi? No, la felicità, secondo me, è una cosa che non te ne accorgi. Ti rendi conto, dopo che è passata, del momento che dice che ti è rimasto preso, lì sono stata felice. Bene, è questo, almeno... Però non esiste la felicità. No, uno dice che è felice è idiota, sì, secondo me. Bisogna la serenità essere... c'è. La serenità, ti stavo dicendo, l'importante è essere sereni. La felicità io non ce l'ho va nemmeno quella. E viene. Ah, non ti preoccupare, arriverà. Prima o poi basta aspirare. Ma sai, io so dura. Tu sei decoccio. Mi hanno già scritto l'epitafio e ho detto, oh belli, chiamatemi quando fate le scalette, perché sono ancora viva io, che cavolo. Oh, fanno tutto da solo. È meravigliosa. Allora, c'è lo stellato sopra di me e la morale dentro di me. Così pubblicamente dico quello che ce l'ho io scritto. In caso, dice questa, dura, morì. Cantamma che è meglio, va. Vieni qua. E questa orchestra fantastica. E sono onorata. Io sono onorato. Guarda. La sposa, io mi incanto. E dietro il portale sta cambiando opinione. E il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Mare, mare,
viene mai nessuno a farci compagnia. Non ti posso guardare così. Mi agito, questo vento agita anche me. Chi non ho incontrato e chissà mai perché. Hai dimenticato, hai playboy finiti e anche per me. Ma si guarda nello specchio e da tempo non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce l'ha più. A chi ha lavorato, chi è stato troppo solo va sempre più giù, E questo schifo di canzoni manca giusto un'emozione dedicata all'amore. Lascia che sia così ai miei pensieri come ero ieri. Te lo ricordi? Siamo stati fidanzati. A proposito, ma perché che nostra? Io sentiamo in giro qualcuno. Ma era una bella coppia. Era una bellissima coppia. Troppe fidanzate ci sei traduto. Dedicato alla musica. E questa sì. È dedicato ai geni come il signor Franco Miseria e Giovanni Ciacci. Lorena, io ho deciso che dove vanno allora, loro adesso li seguo. Senti, li seguo, portateli appresso, sono meravigliosi. Allora, io magari io so, che si permette, io so che c'è una canzone, sì? Che tu ami molto, perché tu sei una che, come dire, se Dio vuole non si pente mai. Io non mi pento. Non mi pento. Sono il risultato di quello che ho visto. Loredana Bertini. E non mi pento. Non mi pento. Continua a non pentirmi. Brava. Che mi frega. Grazie, grazie ragazzi. Perché non ho mai citato compromessi. L'amore che non ha futuro solo per colpa di uno, perché il più innamorato è sempre quello sfigato. L'amore che sfida la sorte fa bella anche la morte. Per chi non vuole vivere senza o non ce la fa più, allora oggi non mi pento, intanto oggi non mi arrendo. E allora odio ancora il vento e non so fare a meno di te. E allora oggi non mi pento, intanto oggi non mi arrendo. E allora odio ancora il vento e non so fare a meno di te. L'amore che ti lascia affamato come un lupo d'inverno, quando al primo lamento trovo intorno il deserto. L'amore che ti accende il fuoco dentro, e senza nemmeno un addio, qui voli basso anche Dio. Allora oggi non mi pento, intanto oggi non mi arrendo. Allora odio ancora il vento e non so fare. E allora oggi non mi pento, intanto
Vieni qua. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. E per me nel cielo. Grazie, grazie. Scusa Antonio, Comunque, volevo dire che c'è una delle sorprese di cui vi parlavo prima. Eccola qua, sta arrivando. Eccola. Oddio. Comunque, siamo felici, sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono qua. Buonasera. Buonasera, signora Erdo. Buonasera, buonasera Massimo. Buonasera a lei, finalmente. Buonasera. Finalmente la vedo felice. Quindi, sì, quindi sì, si può anche vivere con 500 euro alla mesata. È un culo a cucì pure, ecco. Però. Comunque, no, è vero. Per esempio noi, per esempio il sabato pomeriggio, no Massimo, ci piace uscire un poco pure a fare shopping, ecco, da fuori, perché da dentro costa troppo. Sabato scorso, no, però siccome che c'erano i saldi, no, noi siamo andati al centro, fuori da un negozio c'era scritto, qui si regala,
c'era una fila lunghissima di gente, là mi sono messa in fila pure io, ho pensato giusto, chissà che regalano qua. Dopo 3 ore è stato il turno mio, ho preso un paio di scarpe, una signora me l'ha strappata dalle mani, allora ho pensato è vero che le regalano, e mi sono messa a urlare, l'ho viste prima io, l'ho viste prima io! La commessa ha dato ragione a me, mi ha portata la cassa, costavano 312 euro, io... Io ci ho avuto uno scotch, sapevo che dire, uno scotch, ma la commessa mi ha spiegato queste sono scarpe di Prada, signora, certo ho pensato se vengono da Prada ci sarà pure il costo del trasporto, ma sempre 312 euro costano, ma quella mi insisteva, lei è stata fortunata perché stanno col 70% di sconto che se lei le compra guadagna 730 euro. Ma siccome mio marito Giuseppe guadagna 730 euro la mesata, ha guadagnato tutti quei soldi con un paio di scarpe e mi sembrava di averci un culo così. E l'ho comprate. Quando sono uscita Massimo gli ho raccontato a Giuseppe, ma mica è stato contento, eh? No, posso immaginarlo. Ma ha fatto un culo così pure lui. E comunque... siamo felici, sì. Signora Elda, posso fare una domanda? Sì. Ci sarà qualcosa di positivo, non so, che le è capitato? Che so, a Natale suo marito le avrà regalato qualche cosa, non sempre so. Sempre il solito regalo. Cioè? Un pensiero e basta, uno solo. Solo che almeno quest'anno ha fatto l'albero di Natale, no? Ah, va bene. Fuori però. Ha addobbato un albero che stava fuori, perché a farlo dentro casa costava troppo. Solo che l'unico albero disponibile di fronte a casa nostra, Massimo, è un salice piangente. E quest'anno io mi imbarazzo pure un po' a dirlo, perché però lui ci ha provato, ma insomma ecco, le palle di Natale sono arrivate per terra. Comunque hanno nuova vita nuova. Hanno nuova vita nuova. No, però c'è stata una cosa positiva. Non so se avete saputo. Sì, per esempio a noi metalmeccanici ci hanno rinnovato il contratto, no? Uh-huh. E ci hanno dato l'aumento. Uh-huh. Allora ieri sono andata a prendere lo stipendio, non ce lo credo, ho pensato chissà che aumento ci avremmo avuto. Allora mi sono messa a sognare sto mese invece che la zuppa alla pavese se mangiamo il pollo con le patate arrosto, la frittura di pesce, le melanzane alla parmigiana, il gelato, la torta. Il Giuseppe mi ha dato una ciaffa sulla faccia. E mi ha messo in mano questa. Ha detto che costa 2,50 euro e che l'aumento che ci abbiamo avuto in due mi ha chiesto se ero contenta. Perché so 2 anni che non le mangiamo perché costano troppo e lui mi ha chiesto se gliela faccio perché c'ha tanta voglia. Ma io dico, ma è una sola, ma per fare il sugo non basta, manco per fare la fritta, ma che ci faccio? Ci ho detto io, Giuseppe. Allora lui, senti Elda, non ti metti a piangere, se ti devi lamentare, vatti a lamentare dal padrone, dal capo tuo, Turi Ugo. Allora non ci ho visto più, sono andata da Turi Ugo tutta incazzata e ho detto, senta un po', ma con tutti i problemi che abbiamo noi operai, io, che ci devo fare con sta zucchina? Sinceramente io sapevo che le zucchine si possono far fritte, lesse, in padella, in umido, arrosto, volendo si possono mangiare pure crude, ma quello che mi ha detto lui non me l'ero mai manco immaginato e non ve lo posso ripetere, non ve lo posso. Poi Massimo, ho pensato, no? Cosa? In fondo una zucchina è sempre una zucchina, che se io la taglio fina, 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 una minestrina, pure leggera, leggera, no signora? Se viene. E faccio contento Giuseppe. Certo. E comunque, siamo felici, sì. Grazie. Scusatemi di grazie nuovo, a Laura De Marchi. Che quando è rotto sto bello spettacolo, tutte queste belle donne. Grazie, grazie. Laura De Marchi, grazie.
Massimo. 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 Chi è? Chi è che mi chiama? Voilà. Vieni qua. Oh, oh. Silvia Mezzanotte, Jenny B, Simona Bencini e Linda, quattro voci favolose che sono state le mie compagne d'avventura nel mio appunto nuovo disco ultimo, che si intitola come l'episodio dell'episodio scorso, cioè Canto perché non so notare. Voilà. A proposito di Linda, volevo salutare tutti gli amici della Polizia Penitenziaria che ci guardano stasera. Ciao a tutti, salve. E si dice appunto Polizia Penitenziaria. La settimana scorsa abbiamo un po' giocato e abbiamo detto un termine sbagliato che ormai non si usa più. Comunque ci scusiamo e ancora li salutiamo. Buon divertimento, ciao. Allora, belle guaglione. Che mi si dite andare a spinare la corrente tu? Allora, mi volete dire che c'è? Massimo, noi ti vogliamo ringraziare per questa cosa bellissima alla quale ci hai permesso di partecipare. Ma lo meritate, siete bravi. Ma che? Non ci fraintendere, Massimo, per l'amor di Dio. A noi lo spettacolo è piaciuto molto, però... Però che? Hai detto che siamo quattro voci favolose, no? Non sì, so. E allora? E allora quattro voci... Cosa possono fare? Che possiamo fare? Cosa potete fare? Il quartetto Cetra. Certo. No, beh, a noi piacerebbe fare qualcosa di più internazionale. Cioè? Non so, per esempio qualcosa dei Beatles. Sì. Beatles. It's been a hard day's night and I'll be working. Trouble seems so far away. Now it looks like all there is to say. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yeah.
Grazie. The long and winding road that you adore will never disappear. I've seen that lead me to your door. Many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. But still, lead me back to the Lord and why. A long, long time ago. To live well in here. Lead me to your door. Grazie. Linda! Yes! Woo! Pop, pop. Sulle mani, sulle mani. She's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be. Grazie, ci vediamo dopo. A più tardi. Grazie. Come... eccoci qua di nuovo. Dunque, Antonio, che ore sono? Scusa, più pazienza. Le 10. Ah, bene, 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 bene. Per fortuna ancora non si è fatto vedere. Niente nei camerini, cose. Avete guardato bene negli anfratti? Benissimo, benissimo. Oh, mi raccomando, guardate bene perché... quello è un pericolo. Ah, se Dio vuole,
signore e signori, questa sera l'abbiamo scampata bene. Ah! Yeah! No! 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 Grazie Cinzia, grazie signore, siete meravigliosi. Fermali! Dov'hai? Che fai? Che vuoi? Io pensavo di averla scampata. Io te l'avevo promesso. Io te l'avevo promesso ed è arrivata finalmente qui la tua Bianca Pop. Pure questa ci mancava, pure questa. E sono venuta, Massimo, a portare un po' di zucchero nella tua vita e a realizzare il mio sogno. Ma quale zucchero? Quale zucchero? Che io il caffè lo piglio amaro. Quale zucchero? Ma Massimo! Dai, fammi scendere che cantiamo insieme una cosa, dai. Ma chi? Tu fosse pazzo, io ti lascio là. Massimo, ma è pericoloso! Appunto, mi per, tira tutto. Appunto per questo. Rimani là su adesso. A chi? A chi? Vabbè, tanto io canto lo stesso. Ecco. Fammi vedere, canta, dai. Oh, Madonna. Se il pettino si unido fa un po' di sotto, mai non ha che compito scapparti qua e di là. Ma nonostante con la parrucca sa mai di seguentare, lui sa che allora più li ha nel suo lavoro. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Va bene, facciamo la scendere, su, avanti, va bene, vieni qua, vieni che ti aiuto io, va bene, andate più giù per favore, grazie. È che devo ancora mia. Brevettare il volo. Vittorio mio, ha già passato un guaio, ecco, va bene, sei contento? La performance l'hai fatta, tutti quanti siamo contenti, abbiamo ammirato, vogliamo fare un applauso, grazie, arrivederci, no, state Massimo, vai. No, aspetta, perché questo era solo il primo tempo. Come? Era solo il primo tempo, Massimo. Oh, ma perché c'è pure il secondo tempo? Sì. Oh, Madonna. Cancamini, cancamini, spazzacami, allegro e felice pensieri non ha. Cancamini, cancamini, spazzacami, la sorte con voi se la mano mi dà. Trovi nel mondo al più basso gradino, io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cancamini, cancamini, spazzacami, allegro e felice pensieri non ho. Cancamini, cancamini, spazzacami, la sorte è con voi se la mano vi dà. Che un bacio vi dà, felice sarà. Anche questa è fatta, grazie, è stata buona, la Madonna ti aiuta, arrivederci, vattene. Ma Massimo, ti prego, è il sogno della mia vita quello di che fare Mary Poppins. C'è che il finale. Fa? Ah, il finale, qual è ti il prego, finale? Ti prego, ti prego. Qual è? Supercalifragilistica e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai successo strepitoso. Mi a ballare, mio padre mi tirava il naso, io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò, rimase così male che mai più ci riprovò. Supercalifragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici fatti avrà il successo strepitoso. Supercalifragilistico e spiralitoso. Parola magica mi dà notorietà fra tutti e Maragia, i mandarini e vincere, mi basta appena dirla che mi pita per un tè. Supercalifragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilistico
Guarda che meraviglia, grazie. Grazie, grazie. Ragazzi. Oh. Oh, dimmi la verità, è veramente finita? No, Massimo, manca solo un'ultima cosa. Oh, Madonna, che cosa? Ah, c'hai, verde. Che fai? Lo tieni un secondo, per favore, grazie. Che devi fare? È una cosa che, insomma, non dire niente perché... No, no. Ormai lo so e ho capito che il mio destino... No, no, per l'amor di Dio, sì, aspetta. Sì, Massimo, ho capito perché... Allora, aspetta, questa volta... Bianca, aspetta un momento. Ho deciso e non mi freghi, Massimo. No, ma... Non mi freghi più. Bianca, devo dirti una cosa. No, Massimo. Ti devo dire una cosa molto importante. No, Massimo, ci penso da sola, guarda. Prima... Ti devo... Gianni. Bianca! È fredda! Gesù! E te lo stavo dicendo, non mi hai dato il canso di dirtelo, cioè il tempo di dirtelo, che l'acqua era fredda. Te l'ho sempre detto dalla prima puntata, non ti fidare dei colleghi, perché sono massi fedeli. Non ti fidare, vieni su, ce la fai il vestitore. No! Vieni su. Quella piscina è piena di scarpe di Bianca Guaccia. Non ti devi fidare dei colleghi, lo vuoi capire? No, no. Fatti dare un bacio, vieni qua. Grazie Massimo. Grazie a te. Sei. Bianca Guaccero, ciao. Vada, attenta, non scivolare. Vatti a sfogliare. Avete un fazzetto. Dunque, ultimamente, milioni di telespettatori hanno applaudito un'attrice veramente di grandissimo talento, che ne ha da vendere. Un'attrice vera, che ha fatto spettacoli in tutti i più bei teatri d'Italia e in Europa. Io l'ho conosciuta, che eravamo ragazzini, lei addirittura mi ha presentato, per cui ha fatto anche la presentatrice, a una festa di piazza. E io questa sera sono orgoglioso di presentare io, lei. Signore e signori, è con noi la reginella di Capri. Isa Danieli! Ci sono incontrati i microfoni. Eccola qua. Aspettami. Isa, ormai tu lo sai che sei diventata quasi un personaggio reale per molti telespettatori. Pensa che su internet discutono di te. Ma dai, di me, veramente? Dai, parola d'onore, a me no. Comunque, no, dimmi una cosa. È incredibile. Che alla gente, al pubblico, interessa molto. Questa popolarità che in una giovincella potrebbe sconvolgerla, ti ha sorpreso? Per essere sincera, sì. Mi ha sorpresa. Sorprende sempre, a qualsiasi età. Il successo sorprende sempre. Diciamo che ho acquistato, questo è molto importante, una fascia di pubblico che prima a teatro non avevo e che adesso invece viene, una parte di questo pubblico che mi ha visto in Capri, e soprattutto ho acquistato... Posso? Benedetta sì. Televisione che in certi casi aiuta molto il certamente, teatro. Certamente, grazie. In questo caso qua io ringrazio veramente. Aiuta, aiuta. Veramente. E soprattutto ho avuto... Una grande simpatia da parte dei bambini. Sembra incredibile, ma i miei fans più incalliti adesso di Reginella sono i bambini, dai 4 anni in poi. E chi li deve portare presso tutta la vita? Quelli sono i più grandi ammiratori. Per me è stata una cosa veramente, questa è una cosa per me veramente straordinaria. Guarda, sì. Guarda che sapere di avere ammiratori bambini è una cosa che ti riempie il cuore, sì, perché sì. Sai che sono spontanei, per cui ti amano per quello che sei, infatti, per quello che per loro tu rappresenti in quel momento. Ma una domanda d'obbligo, visto e considerato che io ti ho visto in quasi tutte le puntate di Capri, ma tu sei veramente, a me me l'hanno detto, io lo so, ma diciamolo al pubblico, ma tu sei veramente brava a cucinare? Io sì, sono brava a cucinare. Sì? Ma veramente? E allora quando mi inviti? Quando ti invito? Noi abbiamo i nostri incontri, lo sai, forse dopo ne possiamo un po' parlare. Lo dicevo prima che non ci incontriamo mai. Appunto, quelle poche volte ci incontriamo per lavoro. Quando ci incontriamo per lavoro, alberghi, ristoranti, treni. Esatto. Ora, io volevo farti una proposta se tu sei d'accordo. Sì. Poiché io il 30 gennaio, così approfitto e faccio una pubblicità. Perché no? Dal 30 gennaio all'11 febbraio, quindi 2 settimane, io sarò al teatro
la Sala Umberto a Roma, qui a Roma, con uno spettacolo meraviglioso. Ecco, io l'ho visto 10 anni fa. Ecco. Lei è assolutamente strabiliante di bravura. Ringrazio. Il testo è fantastico e si intitola Ferdinando. Arriviamo al punto. Però. Arriviamo al punto. Grazie. No, perché poi il punto non è questo. Non è questo l'importanza. L'importanza è che è. Dopo quando ti verrà a rivedere lo spettacolo. Quando tu verrai a rivedere lo spettacolo, io preparo la cena. Quando è finito lo spettacolo, andiamo a casa, tu da magna e poi mi dici se sa cucinare o no. Allora, sappiamo tutti che Isa ha lavorato con grandissimi registi, tra i quali Edoardo, un altro nostro maestro, con il quale abbiamo lavorato tanti anni fa. Lei faceva mia mamma. E io facevo il figlio, no, per l'amor di Dio, erano i ruoli. Vabbè, mi è mal pensante. Sono stata una mamma, mamma meravigliosa, con Strehler. E ha fatto cinema con tanti film con Lina Wertmüller. E anche con te. E anche con me. Però su una cosa siamo d'accordo, io credo, io sono d'accordo e non so quanto te, che sicuramente il pubblico più duro, più difficile da conquistare è quello delle feste di piazza. Ah beh, certamente, perché comunque è un pubblico come dire, sincero, vero, che va là nella piazza e logicamente si aspetta quello che... A me una serie mi hanno tirato anche le monetine. Sì. Vabbè, non ho raccolto tanti di quei soldi, no, forse più del cachet, ti giuro. Però una cosa, no, esatto, allora, è un pubblico bellissimo, una volta è un quello della spettacolo, quello della sceneggiata, esatto. È il pubblico vero. È verissimo. Allora, una volta tornando in treno da una città... qui eravamo stati per rappresentare, appunto con Strehler, una recita di Strehler, avevamo le cabine adiacenti. Tra colleghi si usa di solito prendere le cabine uno vicino all'altro per poi fare mattina, a bere un bicchiere di vino, a parlare dei nostri ricordi, una partitina a carte, una scopa, una briscola, le cose. E a un certo punto Isa, ho scoperto una sfaccettatura di Isa che io non conoscevo, ed è meravigliosa. Questa signora canta in una maniera sublime. E aveva una chitarra presso e pregherei se è possibile, eccola qua, ecco. Allora, come d'incanto è apparsa una chitarra per caso e allora mi fece ascoltare una canzone bellissima che io fino a quel momento, giuro, non conoscevo, perché molti di noi, almeno fino a 30 anni fa, non tutto il repertorio napoletano lo si conosceva bene come oramai da 20 anni a questa parte, e mi fece ascoltare questa canzone, ascoltate un po'. Nanci la piccirilla c'è piantata, crescendo la cupena e con sudore. Navanta cade già me la spazzata, e tutte fronne cagnano colore. Caruta già sui frutti e tutto quanto, erano rocesse, son fatta mare. Ma ora dice ai giovinotti amanti, e cosa amare? Tiene la più cara, è amare come sì, ti voglio bene, tu mi fai morire. Chiagni pure caro chianto mio, rinda sta testo chianta, starra qua, schioppa una bella rosa e i vocolia. A chi mi ha fatto chiagnere ciaman, la dico rosa mia tu mi perdona, si te scarpa sarra senza coscienza, c'è stanno ditte che mi dà ragione, fa bene scorda e si fai male pienza. Ti voglio bene, tu mi fai morire. Grazie a te. Grazie. Allora, bella. Posa questa chitarra. Adesso, se permetti, sono io che voglio dedicare una canzone a te. Ma che onore! Prego.
grazie. Ti si fa una veste scurla, un capiello con nastri che rosa, sti cammiezza tre o quattro chantos, e parlavo francese così. Fui la triera che t'ho incontrato, fui la triera tu vedo, non si t'ho voluto. A te, tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma che io mai potuto distrattamente parle me. Regine, quando stivo con me non mangiava capane e cerasi, mi campava, mi basso e che fa, tu cantava e chiagniva per me. Io cartilla cantavo con te, Reginello, o bene sto re, t'ho voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma che mai potuto distrattamente pensa a me. Ho i cartini a chi aspetta stasera, non ho vira già aperta a caiuola, Reginella è volata e tu vuoi vuole canto chi agni rocca, ti ha trovato una padrona sincera che ci deve sentire te cantare, t'ho voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma che mai è potuto distrattamente chiamare. Danieli. Grazie. Isa Danieli. Sai. Isa, eccola. Oddio che emozione, grazie. Andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna.
avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perderei l'amore. Quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito. Soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino, se non ti ho vicino, perdere l'amore, maledetta sera, e raccogli i cocci di una vita immaginata. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino, se non ti ho vicino. Perderé l'amore. Silvia, grazie. Mezzanotte. Grazie. Grazie. Dunque, volevo, come tutte le sere, che capita da 3 settimane a questa parte, c'è una mia carissima amica di qua, è un mio maestro di qua, che ho l'obbligo di presentarvi, che è Maurizio Scaparro, lavoriamo insieme da 20 anni. E vieni, Maurizio, che è un giovincello straordinario, è venuto qua questa sera per portarmi una notizia bellissima, meravigliosa, che da anni aspettiamo insieme. E cioè che a coronamento di 20 anni di lavoro insieme, ma soprattutto di 22 anni di uno spettacolo da lui diretto, dove io ho avuto il privilegio, come in altri spettacoli, di lavorare per lui, un nostro spettacolo finalmente diventa un film, cioè Pulcinella. Prego, maestro. Aspetta, ti do un microfono, per favore. A lei. Io prima però devo dire una cosa. Io sono contento di stare qui perché veramente sto assistendo a una grande serata che fa onore alla televisione italiana. Grazie. E poi sì, con Massimo abbiamo deciso, ho deciso di fare un film. Io sono regista di teatro, ho fatto tante cose assieme a lui, però facciamo un film entro quest'anno. Lo faremo su Pulcinella da Rossellini, liberamente tratto da Rossellini, però ai giorni nostri. Un Pulcinella, un Massimo Ranieri che se ne va a Parigi perché scappa, perché gli sembra difficile vivere a Napoli, e poi si accorge che anche a Parigi, dove andrà a vivere nelle banlieue, sarà forse anche peggio. Anche peggio. E lì troverà un grande attore, anche lui, come Pierre Arditi, e una grande attrice come Adriana Asti. E questi tre cercheranno assieme di fare un teatro anche lì dove sorgono i grattacieli, un vecchio teatro, per far capire che oggi è necessario pensare ai sentimenti, alla gente, all'amore e non alla violenza e alla stupidità. Ti voglio bene, grazie, grazie a te Maurizio, grazie. Ho visto, sì, innanzitutto
Innanzitutto complimenti, scusi grazie. Se la interrompo, però volevo chiedere se mi poteva firmare il disco. Sì, cos'è? Sì, è un autografo. Cos'è, per mamma? No, no, no. No, per zia? No, 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 no. Per nonna? No, è per me. Alla faccia di Claudia. Io te lo firmo volentieri. Come ti chiami? Tania. Come? Tania. Tania. Tania? Cagnotto. Canotto? Cagnotto. Ah, Cagnotto, avevo capito, sì. Canotto, scusa. Abbi pazienza, a certe età, sì. Cagnotto. Cagnotto, Cagnotto, Cagnotto. Mi ricorda qualcuno, Cagnotto? Ma tu per caso... Cagnotto, Cagnotto. Ah, sì. Ma tu sei la campionessa di tuffi? Sì. Medaglia di bronzo? La prima medaglia d'oro. Ai mondiali bronzo e agli europei d'oro. È straordinario. Prima donna, sì, che abbiamo avuto, campionessa d'oro e di bronzo, sì, nei tuffi. Sì. Beh, ma tu per caso sei la figlia di... Sì. Di quello, esatto, lì? Di Giorgio. Il padre è stato un grandissimo tuffatore, che era Giorgio Cagnotto, che io saluto con affetto, perché il padre, ci siamo trovati 30 anni fa a giocare a pallone insieme, arbitrava un nostro amico che era Renato Zero, e a un certo punto mentre giocavamo vedo un pazzo che fa un salto mortale, mentre correvamo, fatto, oddio, ma che, ah, ma è già Cagnotto, Giorgio, ma che fai? Non ti preoccupare, va avanti, avanti. Lui era alla destra perché era velocissimo. Allora, Cagnotto. Però io sono venuta qua perché mi hanno detto che sei un po' terrorizzato dall'acqua. Non terrorizzato, terrorizzatissima. Tania, abbi pazienza, non mi parlare di acqua. Infatti già mi sei... Posso non stare qua? No, io ti volevo aiutare. A fa che? A affogare? Sì. Ma chi? Ah, sì. Ma chi? Ma non è difficile. Ma già che... Ah, Tania! Ma chi? No, veramente. No, non ci provare, per favore. Ti devi solo mettere così. No, no, posizionare il corpo e poi devi caricare e saltare. Insomma. No, no, prova, così. No, 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 non ce la faccio, abbi pazienza. Ti ringrazio, sei molto bene. No, no. Grazie alla struttura della RAI che, insomma, no, mi hanno dato una maestra. Discorso. No, non cambio discorso. Ma chi? Tu fossi pazza, Tania. Vabbè, ho capito, devo provarlo io. Oddio, che fa? Come? Esempio. Vabbè, ma noi ti conosciamo, però non è il caso. Se lo fai per me, puoi anche risparmiarti la fatica. No. Veramente, Giorgio, tuo padre sta guardando. Però. Come? Devi farlo. E che cosa? Il tuffo. Ma tu fossi pazza, figlia mia. Sì, faccio vedere e poi tu lo fai. Ma tu hai capito? La trasmissione si chiama Tutte donne tranne me, che va episodio. Il primo episodio si chiamava Canto perché non so nuotare. Hai capito? Devil in Dani. Sì, fai vedere. No. No, dai, dai. Dai, dai. Tania, guarda che... Hai una responsabilità, Tania. E basta? Guarda... Ma che ridi? Tania, ma tu mi acchiappi? Tania, guarda che è pericoloso, cioè voglio dire, io ho avuto uno shock da ragazzino. No. Se ci sei tu non mi faccio male. Se ci sei tu. Giorgio, non mi guardare, abbi pazienza. Ah, sì, sì, Clemente. Allora, che faccio? Ci provo? Vabbè, allora in prima italiana assoluta, ma si tocca? No? Allora,
per questa mia esibizione in prima nazionale assoluto mi esibirò in un tuffo 3,7 di coefficiente, come si dice, e che è nuovo, neanche loro lo fanno, perché questo tuffo si chiama Acufaniello. Che presto lo metteranno anche alle Olimpiadi e ai campionati del mondo. Buonasera, mi hanno detto fai un annuncio, allora annuncio che questo show riprenderà il più presto possibile, non appena saranno ultimate le necessarie operazioni di ponatura, nonché insomma che Massimo ci sta un po' asciugando i capelli. Io non so che devo dire, manco posso uscire qua, a questo punto vi racconto un fatto mio, non so se posso però... Allora, stanotte, no? Mi sono svegliata in controsalto perché ho scoperto che Giuseppe stava guardando alla televisione quelle signorine che parlano al telefono, quelle col filo che se lo indorcinano da tutte le parti, quelle ardi, quelle trasgressive, le zozzone, insomma, ecco. Allora io non ci ho visto più e ci ho detto, senti un po', ma con tutto quello che pagamo già de bolletta, ma pure de notte devi sprecare la corrente? Allora lui, ma io non faccio niente di male, le guardo solo. Allora io spendo la televisione e ci ho detto, se non devi fare niente di male, allora guarda me. Allora lui, a spendo pure la luce. E che quando vuole Giuseppe sa pure risparmiare. Comunque, siamo felici. Scusatemi tanto, ma sta arriva Massimo e ve lascio. Buonasera, scusate, buonasera, buonasera, buonasera. Scarpe tu ce l'hai, due scarpe tu ce l'hai, puoi andare dove vuoi, puoi fare ciò che vuoi, perché tu non lo fai. Perché non te ne vai, perché un cuore tu ce l'hai, un cuore tu ce l'hai, ma pensi troppo ormai, non sai più quel che fai. Sai più dove vai e tutto gira intorno a te. Prendi fra le mani la testa e non girerà. Prendi fra le mani la testa, non girerà. Dura poche ore la festa, dopo finirà.
due scarpe tu ce l'hai. Due scarpe tu ce l'hai. A fare dove vuoi. Puoi fare ciò che vuoi. Perché tu non lo fai. Perché non te ne vai, perché? Prendi fra le mani la testa e non girerà. Prendi fra le mani la testa e non girerà. Più da poche ore la festa dopo finirà. Grazie, grazie ai nostri truccatori, ai nostri parrucchieri, alle nostre sarte che sono assolutamente straordinarie perché girano per tutto lo studio ore e ore per far sì che tutto sia sempre in perfetto ordine. Grazie, grazie a queste meravigliose ragazze. Grazie, scusate, finisco di... voi mi capite, vero? Questo è un momento da dedicare a delle protagoniste speciali della nostra trasmissione. Le campionesse della nazionale italiana di nuoto sincronizzata. Eccole qua. Venite, venite ragazze. Voglio presentarvele una per una. E sono Maria Giachi, Sofia Scanziani, Michela Ciletti, Federica Bellaria, Francesca Checchi, Carlotta Conti, Erika Trentin, Camilla Cattaneo, Simona Dagnino, Martina Patricelli. Finora vi abbiamo intraviste in queste bellissime coreografie acquatiche, ma adesso vogliamo qualcosa di più. Vogliamo vedere la meravigliosa esibizione con la quale avete vinto la medaglia di bronzo agli europei. Le telecamere sono tutte per voi. Signore e signori, la nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Grazie. This is the story of Ulysses.
grazie, assolutamente straordinario, grazie. Un grande applauso per queste meravigliose ragazze, grazie. Vi siamo tutti quanti molto, molto grati e orgogliosi di quello che fate. Grazie, veramente grazie. Dunque, eccomi qua. Date una scaletta, cara Giulietta, cara scaletta, che voglio salire. Posso aiutare? Posso avere io l'onore, il piacere di... Venite su. Sono brave e sono bellissime queste ragazze. Venite qua. Grazie. Grazie, ancora grazie. Grazie ragazze. Sono 20 giorni che stiamo insieme e devo dire che stiamo passando delle giornate meravigliose insieme a queste ragazze. Oh, eccomi qua. Uno pensa che a letto sta sicuro. Ma che? Ma che? Questo è un posto pericolosissimo, specialmente per noi attori, perché arriva il momento in cui devi girare, come dire, la scena di nudo. Io mi ricordo tanti anni fa, la prima volta che toccò a me. Vi posso garantire che volevo morire. Sì, stavo dentro il letto come adesso. Ecco, così, guardate. E ero nudo come un verme. Come un verme. Io pensavo a mia mamma, il giorno che avrebbe visto quel film. Ma cosa pensava di me? Vabbè, comunque questa è una cosa a parte. E era con me un'attrice bellissima, Florinda Bolgan. Vorrei vedere voi al posto mio. Florinda Bolgan nel letto è una troupe di 25-30 persone. Se mi ricordo, guardate, è una cosa che non si può scordare. Io non me lo scordo. Ecco qua. E chi è? Oh, wow! Ecco la mia amica Florinda. Te lo ricordi? Sì, io non me lo scordo. Non me lo sono mai scordato. Non se lo può scordare, amore mio, non si può. Meno male che non sei nuda come all'epoca. Infatti avrei dovuto esserlo, perché... Guardate che meraviglia di donna. Guardate qua. Scusate, ma nel vestirmi mi hanno messo il calzino al contrario. Scusa, Florinda. No, io una domanda volevo farti, ma che effetto facevo? Alla fine della scena, mi ricordo ancora come se fosse oggi, lei mi fece vergognare come un ladro. Tu facessi una battuta terribile. Eravamo sotto il lenzuolo, eravamo in una posizione che... Possiamo dirlo? Che ora è? I bambini sono a letto. Insomma, io stavo così e lei sta... Vabbè, insomma, quella roba lì. E mi ricordo, finita la scena, lei davanti a tutti fece una battuta. Cosa dicesti? Io me lo ricordo bene. Puoi ripetere? Allora mi deve dire, perché mi sono dimenticata. Mi dicesti... Sentivo! Allora, io mi ricordo benissimo, perché mi traumatizzò questa cosa. Lei fece al regista... È stoppato? Ho sentito una strana cosa. Io non ho mai provato, giuro, tanta vergogna. Ma poi volevo sapere da lei, ma tu hai mai provato un imbarazzo del genere a girare, non so, scene così o sì? Massimo, io ho quasi sempre lavorato o sì. Allora, per me era normale. Un fatto normale. Era normale. Ho capito. E con te è stato un enorme piacere, perché eri così tenero, giovane, profumato di gioventù, che era un grandissimo piacere. E dimmi una cosa, adesso invece a te che cosa imbarazza? Ti fa male? No, io Florinda, sono venuta per lui, perché... Florinda, pur di stare qua, come vi dicevo prima, pur di stare qua questa sera, è venuta con un braccio ingessato. Io ti sono molto... Un problema. Molto, molto noioso, un problema, però... Vieni qua, è un vieni grande qua, vieni qua. Ah, ok. Senti, vieni. Pure io sono venuta con le scarpe. Mettiamoci così, guarda. Oh, che cosa ti imbarazza a te sul set?
a me sul set l'unica cosa che mi imbarazza è dimenticare le battute. Non è né nudo né cose. No. Ma qualcuno... perché il personaggio non è mai Florinda, è il personaggio, è sempre e l'altra, tu lo sai. È chiaro. Allora nuda o no? Non te ne importa, sei talmente bella. Io vi posso garantire che quando l'ho vista nuda c'era veramente da avere un contraccolpo, un colpo al cuore. Era ed è di una bellezza assolutamente straordinaria. Però la domanda si pone d'obbligo, ma qualcuno più imbranato di me l'hai trovato tu dopo? Sai che ho pensato a... tante volte ho pensato a questo. Noi donne dobbiamo essere timide e deve avere... c'è un momento in che uno si sente... un po' imbranata, però c'era uno peggio di te. Ah, sì? Si può fare il nome o bisogna stare zitta? No, Michael Caine. Ah sì? Michael Caine. Ancora più imbranato di me? Ma tu dovresti sapere. Lui ha chiesto di mettere la sua giacca, una camicia, nella macchina da presa. Uh-huh. Così, quando la macchina da presa andassi via, lui si prendeva e appariva già vestito, perché non so, era tutto imbrenato. E invece? Allora la macchina da presa va e lui non riesce a prendere e diceva my jacket invece di dire le battute. Senti, invece l'attore più sexy con cui hai lavorato chi è? Quelli che dicono, ah, buono. Penso che il più bello in assoluto, penso, era Terence Stamp. Era proprio era bellissimo, bello. A parte te. Allora, tu che sei stata invece un sex symbol degli anni 70, anni di trasgressione, hai fatto dei film molto importanti, Mentre una sera a cena, Indagine al di sopra di un cittadino ad ogni sospetto, Non è un anziano, ma hai fatto anche un famoso servizio su Playboy, ti ricordi? Era il 1977, che all'epoca insomma era una cosa, oggi invece fanno i calendari. No, le ragazze. Che non è la stessa cosa, mi sembra di capire. No. Penso che a quell'epoca era molto trasgressivo fare quello. Molto, sì. Però io non ho mai sentito il problema della nudità. Io ho un pezzo di indio nella mia famiglia, indiana, indio del Brasile, nella mia Denia. E per me... la nudità non era imbarazzante. È quanto naturale. Invece trovo adesso che non c'è più trasgressione, si vedono le donne nude tutto il tempo. Assolutamente. Pensate che il suo Playboy, il Playboy in cui lei è ritratta nuda, su internet si compra delle cifre spaventose. Io volevo dirti la cosa, possiamo rifare quella scena? Ti va? Quella di 37 anni fa? Vorresti fare adesso? Sì, no, vabbè, non mi dà... Non posso togliere i miei vestiti davanti a tutti. Allora, dimmi una cosa, invece, secondo te chi è l'attrice più intrigante e più sexy del momento? Ci sarà qualcuna? Per me Per me rimane sempre te. No, per me la più sexy in questo momento è Penelope Cruz. Io la trovo molto sexy. A me piace molto Salma Hayek. Più di Penelope. L'attrice che ha fatto Frida. È una questione... Sì, è strana, è molto strana. È curiosa, sono due donne molto curiose, a loro modo con un appeal molto, no? Molto, molto particolare. A me, come dici te, mi intrigano molto. Bene, volevo fare quella scena, se fosse possibile. Sì. Dov'è la... Spegnete un po' di luci. come si può chiudere... questo baldacchino. Ma abbassiamo un po' le luci. Sei pronta? Mettiamoci sotto le coperte. Scusate, abbiate pazienza. Girate un po' la faccia dall'altra parte. Vieni sotto. Vieni sotto. Vado. Vieni. Noi ci vediamo dopo, fra due minuti. Vieni Florinda, vieni sotto, vieni. Arrivederci. Vedi? Scusate il disturbo, come direbbe il nostro compianto amico. Ci rivediamo tra poco. Non cambiate canale. Florinda, ci sei? Lui canta e io dormo. Scusate, torniamo subito. Abbiate pazienza.
diretta dallo studio 15 di Cinecittà. Quando abbiamo cominciato a lavorare a questo programma, c'era una donna che io volevo assolutamente con me, perché per me è la numero uno, in tutti i sensi. È bravissima, ironica, da 40 anni è la regina, assolutamente la regina indiscutibile del varietà italiano. Solo che, ahimè, recentemente ha avuto un piccolissimo inconveniente e io pensavo che non potesse venire. E invece poi è accaduto qualcosa di straordinario. Signora? Signora? Signora Mondaini? Signora? Signora Sandra? Dove sei? Signora Mondaini? Dov'è? Arriva? Voilà! No, c'è nessuno. M'hanno dato una bufala. Mi hanno fregato! Signora? Dov'è? Signora Mondaini, dove sta? Sandra? Dove sei, Sandra? Eccola. Signora? Signora Mondaini? Signora Mondaini? Chi è? Come chi è? Sono Massimo. Quale Massimo? Ah, Ranieri! Mi sono addormentata furia di aspettarla. Sa, Ranieri, ecco. Come si è addormentata? Non doveva venire prima? Sì, hai ragione, ti chiedo scusa, ma ho avuto un piccolo inconveniente, ho avuto tanta gente in camerino. Sì, lo so che se adesso no, tu perdone. Hai tanta gente, lo so, non c'è bisogno che me lo dici. Aia. Perdonami. Senti, io male. Non ti sei annoiata, no? No, ma che... Tu sei bella. No, io sono tanto male perché stamattina sono cascata due volte. Come sei cascata due sì, volte? Sì, e ho battuto il coccige. Il che? Il coccige, che cioè, fa male bestia. Sì, quella roba. Ecco, quella roba lì. È successo anche a me. Ciao, vieni qui, dai, che tanta voglia di vederti. Grazie. Allora, io sono venuta qui prima di tutto per rivederti. Sì. Perché io non so se tu ti ricordi. Non lo so se tu ti ricordi. Io mi ricordo, insomma, quasi. Vediamo. Allora, 50 anni fa, io avevo 30 anni, sono del 31. Io del 51. Ecco, io lavoravo a Napoli. Uh-huh. Ed eravamo amici dei giornalisti del Mattino. Esatto. E tu li frequentavi. Sì. E tu mi accompagnavi al vagone letto della notte per Milano e con la chitarra. Esattamente. Mi cantavi la canzone. Ti ricordi qua? Sì, io mi ricordo. No, come fai a ricordartelo te? È una cosa. Perché ormai... mi ricordo sto ragazzino, sì. Carino, bravo, spugnizzetto. Beh, questo mi fa piacere perché vuol dire che mi porti nei tuoi pensieri e questo mi riempie veramente nei miei pensieri. Di grande gioia. E poi sono qui per la solita storia, solita. Cioè? Solita, no. Per la bella storia delle arance. Sì, certo. Per l'AIRC. Per l'AIRC, anzi, mi devi fare un favore. Assolutamente sì. Siccome sono addormentata, perché sono tre ore che sono così. Ti prego, non mi umiliare davanti a milioni di persone, ti scongiuro. No, no. Però i pasticcini sono un po' della notte. No, me ne importa, sì. Perché dopo parlo anche con la bocca impastata. Leggimi tu, per favore, allora. Quello che io non ce la faccio più. Sabato 27 gennaio, con un contributo di 8 euro, potremo dare un aiuto concreto alla ricerca sul cancro e portare a casa 3 chili di sane e buone arance rosse di Sicilia, le arance della salute. 1.400.000 chili di arance, tutte generosamente donate dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro dalla Regione Siciliana, raggiungeranno milioni, migliaia di città italiane.
I contributi raccolti sosterranno i progetti regionali AIRC. Pensate che in una sola giornata l'AIRC potrà contare su 4 milioni di euro. Per trovare le arance della salute, numero speciale 840-001-001, sito www.airc.it. Grazie, grazie. Mi sono rifatto di questa magagna, sì, come sono ti sei rifatto anche perché hai fatto un'opera bellissima, perché veramente l'AIRC, in questo io sono madrina dell'AIRC da 30 anni, lo sappiamo, e l'AIRC ha fatto dei passi avanti che tu non hai idea. Assolutamente sì. Io peccato che non ho la tessera, ma c'ho la tessera dell'AIRC. Ce l'ho anche io. Io volevo dirti che oramai avevo rinunciato alla tua presenza. Poi è arrivata una telefonata stupenda e mi hanno detto che saresti venuta questa sera. No, a me è arrivata una telefonata stupenda. Che mi hanno chiamato e mi hanno detto Sandra, Massimo ti vorrebbe in trasmissione, in più, siccome sono 30 anni che faccio l'AIRC, e quest'anno per ragioni di salute non pensate a quella roba là, altro male, perché io tutti li tocco, tutti. Sarebbe stato il primo anno che non la facevo, certo. E questo mi sembrava quasi che menasse grano. Vabbè, quindi io ti ringrazio di aver pensato a me. Grazie a te. Io una domanda voglio farti d'obbligo. Sì. Allora, tutti sappiamo e vediamo da anni una delle coppie assolutamente più straordinarie, più belle dello spettacolo, più genuine, più vere, che da tanti e tanti anni vivono insieme. Questa è una cosa meravigliosa che fa sperare a noi e ai più giovani di noi e di me, chiaramente, a un rapporto sicuro, meraviglioso, perché quando si trova la persona che si va d'accordo e si sta bene, si può stare bene tutta la vita. Come si fa a stare insieme per tanti anni con quello sciagurato? Ciao Raimondo, ti voglio bene. Ti amo, ti amiamo. Come si fa? Si fa. Ok, si fa, ma ci sono stati io. No, ogni tanto mi dicono, di la ricetta del tuo matrimonio. Le ricette esistono solo per le torte, per le lasagne, per il risotto e basta. Beh, hai ragione, non c'è una ricetta. Non c'è una ricetta. Assolutamente. So che tu hai due figli. Sì, perché tu devi sapere che io a 60 anni sono cascata in depressione, perché essendo figlia unica dei genitori separati, non ho mai avuto compagnia, ho sempre vissuto in molta solitudine. I figli non sono venuti, io mi sono sposata, non sono arrivati, una cosa e l'altra. Fatto sta, ho perso il tram, come si suol dire. Quanti ne ho persi anche io. Ecco, quando ho deciso di adottarne, uno, 40 anni fa Raimondo ha avuto un cancro al rene, perché noi siamo in famiglia Vianello, i cancri sono come le moschine, girano, si appiccicano, ci vengono addosso, noi li laviamo. E allora ho detto, cosa faccio, adotto un bambino con Raimondo, perché sai, 30 anni fa, 40, il cancro era, voleva dire morte. Assolutamente. E allora lì ho perso il treno un'altra volta. Poi dopo ho detto, ma no, non ce la faccio. Non... Che meraviglia sentirti parlare così. E allora un giorno, una notte, mi venne poi questa depressione con panico, perché pensavo, ma quando sarò vecchia, chi mi accudirà? Chi mi porterà a fare la pipì? Che non ho i figli, che non ho nessuno. E allora una notte ho detto a Raimondo, senti Raimondo, facciamo una bella cosa. La mia tata andava via. Adottiamo una famiglia di filippini con un bambino di 6 mesi. Questo perché lo so, io lo voglio di 6 mesi. Lo sappiamo. Io, siccome credo negli angeli, il mio papà me l'ha fatto trovare. Mi ha fatto trovare un bambino magnifico. Io oggi ho due figli di 38. E aspetta, perché devo stare attenta sulla età della mamma che è qui, che se no mi mangia. 38 e 36. E due nipotini di 10 anni. Meraviglioso. E 15 anni. Siete felici? Sì. Grazie per questa confessione.
Aspetta, grazie, perché gliel'ho promesso. Cosa? Di, di. Guardate che bell'anello mi hanno regalato i miei bambini per Natale. Senti, Massimo, me lo fai un piacere? Dimmi. Dato che non mi hai dato neanche un fiore, mm-hmm, mi dai un po' di erba di casa tua? Erba di casa mia? La canzone? La dedico a te. La dedico a te. Erba di casa mia. Correvo via, quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Ma un'altra primavera, per questo dalla vita, amare un'altra volta, ecco cosa farò, mi illuderò che sia casa mia. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi un bel mattino ti svegli con la voglia di ritornar bambino. Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, prendo quello che dà, amare un'altra volta, ecco cosa farò, mi illuderò che sia l'erba di casa mia. Grazie, 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 eccola qua, grazie. Vorrei, oh, ho sentito la voce del regista, Riccardo Di Blasi, ah, lo sai, Ricca, sembrava un fantasma. Oh, vorrei che questi applausi voi li conservaste per una grandissima attrazione che io ho avuto occasione di vedere una volta in America e mi ha veramente, letteralmente incantato. Un artista che gira in tutto il mondo, pensate che l'altro ieri era in Corea, ieri era in Argentina, poi era a Los Angeles. Insomma, come tutti quanti noi che facciamo questo mestiere, siamo un po' dei girovaghi, dei nomadi, dei giramondi. C'era una canzone che si chiamava così. E questa è un'artista che io sinceramente porto nel cuore perché mi affascina, mi intriga, perché è una
come suol dirsi, è una grande magicians, come dicono, come usano dire loro. Signori, questa signora è venuta apposta, quando l'ho chiamata, mi ha così espresso, non dico il desiderio di essere qua, ma come sapete l'Italia ha sempre una grandissima attrazione per queste grandi artiste. Il pensiero di venire qui in Italia le faceva enorme piacere, per cui ho detto bene, è un'occasione stupenda per vedere questo nostro paese meraviglioso. Ti invito da me, vieni a farmi vedere, a farci vedere questo esercizio bellissimo, anzi questo numero meraviglioso. Signori, Tina Lennert.
Tina Lehner. Thank you so much. Grazie Tina, grazie. Bye bye. Good luck. Ciao. Volevo dirvi che fare un annuncio molto importante. Noi ci rivedremo la settimana prossima perché Varai ha deciso, visto il successo e la qualità del programma, ha deciso di allungare di un'altra puntata questo programma. Grazie. Grazie. Servono, ho fatto già troppi sbagli, se non lo sai, mi troverai accanto a te, qualunque sia la scelta che adesso tu farai. Io non ti lascio mai. Quanti veleni hanno spasso tra noi, tu non farci caso, se ancora lo puoi, le offese, i rimpianti e le accuse servono, nessuno di noi cerca scuse, se non lo sai, mi troverai accanto a te, qualunque sia la strada che adesso prenderai. Volterai e mi vedrai, io ci sarò se un giorno avrai bisogno tu di me. Tra noi due c'è una guerra al giorno, ma nessuno vince. Troverai. Mi troverai accanto a te, qualunque sia la scelta che adesso tu farai, ti volterai e mi vedrai, io ci sarò se un giorno avrai bisogno tu di me. Mi troverai accanto a te, la scelta che adesso tu farai, io non ti lascio mai. Io non ti lascio mai.